Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Italian Poker Tour di Nova Gorica, siamo con Simone Ruggeri per parlare di situazioni tecniche da torneo. E parliamo questa volta della difesa del big blind in una situazione in cui il torneo è già andato avanti, non siamo più ai primi livelli, siamo ad un livello intermedio, diciamo di avere uno stack in media circa 30 bui dietro. Simone, con che range e che tipo di riflessioni facciamo per difendere il nostro big blind? Ciao a tutti, innanzitutto. Allora, in una situazione come questa, con circa 30 big blind, quando mi trovo sul big blind, decido di difendere il mio buio in due modi. Alcune volte facendo un re-raise, che generalmente è un re-raise all-in, perché soprattutto se il rilancio iniziale è almeno di due bui e mezzo, io mi trovo fuori posizione, quindi se devo fare un controrilancio dovrei fare almeno 8 big blind. Però investendo 8 big blind ho investito quasi un terzo del mio stack, quindi piuttosto che poi trovarmi a giocare la mano fuori posizione, se ho 30 bui o meno preferisco andare all-in direttamente, mentre già dai 33-34 bui opterò più spesso per un re-raise. Le variabili che tengo in considerazione sono il range, che è il range anche cercando di esprimerlo in maniera percentuale, che rilancia il mio avversario. Quindi se c'è un giocatore che rilancia under the gun, un giocatore abbastanza chiuso ma comunque bravo, solido, immagino che possa avere un range, non so, tra un 14 e un 20%, alcune volte anche il 10%, a seconda della situazione del torneo, se siamo in bolla, come giocano gli altri giocatori, eccetera. Per precisarlo ai nostri utenti meno esperti, parli della percentuale di mani con cui può rilanciare in una situazione del genere? Sì, sì. Mi riferisco proprio a quello, quindi facciamo un esempio, un range del 10% può essere le coppie dal 6 in su, asso 10 suited, asso jack off, cappadonna suited e magari qualche altro suited connector alto tipo donna jack, donna 10, anche jack 10. E quindi la prima variabile che vedo è quant'è il range dell'avversario, quindi chiaramente se l'avversario è sul bottone e io lo vedo che rilancia più di una volta su due, gli faccio un range intorno al 50-60%, a quel punto, anche se ho una mano come, non so, asso 9 off, che è una mano intorno al 18-20%, diciamo come una classificazione dalla più alta alla più bassa, in quel caso anche con una mano così marginale posso decidere di difendere il mio buio. Decido di creare due range, in sostanza, un range di call e un range di 3-bet e cerco di far sì che questi due range siano entrambi bilanciati. Quindi facciamo un esempio, andrò all-in, a volte con delle mani molto forti, quindi donna-donna, asso-K, asso-donna, poi farò qualche volta un all-in anche con delle mani speculative e quando vengo collato non sono troppo dominato, come ad esempio jack-8 suited, donna-9 suited. Perché non donna jack suited? Perché donna jack suited invece preferisco metterla nel range di call, perché è una mano che gioca molto bene dopo il flop, anche con uno stack di 30 big blind, soprattutto se il mio avversario ha un range molto ampio, quindi ha molte mani dominate. Mentre sul rilancio dell'under the gun andrò a difendere delle mani molto solide, come probabilmente le coppie piccole, se il suo rilancio è piccolo perché dovrà investire un buio o poco più, e quindi diciamo ho gli odds per un set e magari per qualche volta fare un bluff, mentre su rilanci con range più ampi in posizioni più avanzate posso giocare delle mani anche tipo KJ e K-donna, quindi delle mani più marginali. Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames, solo sul più grande sito di poker in Italia.